Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. In questo video parleremo di due attaccanti perché si sta profilando veramente una maxi operazione che vede coinvolte Hellas Verona, Napoli e Monza, ma andremo comunque in questo video appunto ad analizzarla. Prima però di parlare di questa cosa, mi raccomando come sempre di lasciare un like al video, iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di passarmi a trovare sul gruppo Telegram e di dare sempre un occhio alla playlist presentazioni calciatori, perché troverete tanto pane per i vostri denti calciofili. Ma veniamo a noi. Tra Napoli e Monza si sta scatenando una sorta di maxi operazione che appunto vede coinvolta anche l'Hellas Verona. Ma partiamo dal Monza, che secondo me è la parte più interessante di questo trittico. Sembra appunto che la società Brianzola sia molto vicina ad acquistare Petagna dal Napoli per 10 milioni più 5 di bonus. Dovrebbe firmare il giocatore un contratto fino al 2026. Ovviamente non si sanno cifre anche riguardo l'ingaggio, però ora non mi interessa fare un discorso sulle cifre appunto di ingaggio, di queste cose qui, ma relative al progetto tecnico. Io da un punto di vista trovo questo Monza molto 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 simile alla vecchia SPAL. Allora, partiamo da un presupposto: il Monza tecnicamente dovrebbe giocare con un 3-5-2, Stroppa dovrebbe appunto schierare la squadra con questo modulo che Petagna ha già, nel quale appunto Petagna è già insomma esperto, o quantomeno ha già avuto esperienza in questo modulo, perché se vi ricordate anni fa appunto nella SPAL giocava in un 3-5-2, all'epoca se non erro la SPAL era Floccari. Quindi prendere un giocatore della sua stazza è molto importante. Petagna non è mai stato e penso che mai sarà il bomber da 20 gol a campionato, ma è una tipologia d'attaccante mista tra la modernità e gli anni 90 che fa girare la squadra. Un giocatore che te la tiene alta, che sa tenere palla, che comunque dà possibilità anche ai compagni di inserirsi. Poi in area fornisce fisicità, fornisce colpo di testa, comunque i suoi golletti li ha sempre fatti anche a Napoli, anche da subentrato, ha sempre fatto il suo buon numero di gol. Una tipologia che a me non è mai piaciuta, però nel calcio moderno mi sta sempre più intrigando. Però in generale, al di là della qualità dell'operazione, è proprio il Monza che comunque mi sta intrigando molto, soprattutto perché Galliani e Berlusconi sono veramente entrati in gamba tesa su questo mercato, hanno veramente aggredito, e quindi al netto degli acquisti già fatti mi sento di fare una formazione livello beta, quindi un 3-5-2, e anche qui poi vi sottolineerò la similitudine con la SPAL, con Cragno in porta. Il leader difensivo, che sarà Ranocchia, presuppongo che verrà messo come centrale puro. Sulla sinistra Carboni, giocatore appena acquistato dal Cagliari, molto 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 interessante, che comunque può fare sia il terzino che il braccetto di sinistra. Sulla destra, secondo me, un piccolo intervento va ancora fatto, ma non escludo un impiego di Giulio Donati come Azpilicueta, vale a dire il terzino non particolarmente fisicato, che viene messo come braccetto di destra per consentire al quinto, nelle fattispecie di destra, di salire. Appunto, i due esterni in questo 3-5-2 sono due molto di spinta, quindi ecco perché un Carboni e un Giulio Donati potrebbero essere molto funzionali. Perché a sinistra vi è ormai il rodato, seppur giovane, Augusto, a destra c'è il 99, il classe 99, l'affarone secondo me del Monza, Samuele Birindelli, figlio di Alessandro Birindelli, terzino destro, classe 1974, che è stato un grandissimo comprimario nella Juve tra gli anni 90, tra la fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000. Un giocatore, io feci anche video di presentazione quando era accostato nella Sverona, di grande spinte, che può giocare sia a destra che a sinistra, che può fare sia il quinto di centrocampo che il quarto di difesa. Bravo,
nel fondamentale del cross e comunque funzionale. I tre di centrocampo, qui anche qui è molto interessante. Con l'acquisto in prestito di Ranocchia dalla Juventus, dopo che il giocatore Ranocchia, appunto Filippo Ranocchia, ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2026, potrebbe configurarsi così: Ranocchia e Pessina come mezzali e Sensi come mediano. Ovviamente Sensi potrebbe essere un bell'ago della bilancia, perché può ricoprire più posizioni sia da mezzala che da mediano davanti a difesa di impostazione. Si perderebbe un pochino di contrasti, però ecco, potrebbe essere una grande soluzione, anche se comunque Ranocchia è molto bravo sia nei contrasti che negli inserimenti, infatti un ottimo box to box. Poi ovviamente ci sono altri elementi interessanti, come Machin, che è entrato nelle medie del Torino per sostituire Mandragora, però anche lo stesso Colpani, recentemente riscattato dall'Atalanta, anche lui un bravo box to box. Insomma, sono diciamo tante le configurazioni possibili per il centrocampo del Monza. In attacco, dato per scontato Petagna, potrebbe esservi secondo me Dani Mota. Dani Mota è un attaccante che può fare anche l'esterno, è comunque un attaccante in movimento e potrebbe tranquillamente sfruttare gli spazi che andrebbe ad aprire Petagna. Questo modulo però può essere anche molto variabile, perché in fase di non possesso palla potrebbe essere un 3-5-2, però in fase di possesso palla potrebbe configurarsi come un 3-4-1-2, con un Pessina che si va che va ad avanzare diventando una sorta di numero 10, ma anche in fase di non possesso palla fondamentalmente, perché magari Pessina può attaccare lo spazio del numero 10. E poi in questo ipotetico 3-4-1-2 come evoluzione del 3-5-2, con una coppia centrale Ranocchia e Sensi. Detto appunto questa cosa del Monza, Petagna andrebbe a liberare un posto a Napoli, che si è fiondato sul Ciolito Simeone, e come prezzo d'acquisto si parla di 13-14 milioni. Onestamente mi sembra molto basso, visto anche che è stato recentemente riscattato dal Cagliari, quindi onestamente ho le mie perplessità, però comunque sarebbe comunque un affare, a prescindere. Comunque è un ottimo giocatore, comunque che già è esperto in Serie A, che andrebbe a sostituire Mertens, caratteristiche diverse, però il piccoletto ci sta, e che comunque potrebbe anche eventualmente giocare insieme con Osimhen in situazioni di emergenza, perché comunque hanno Osimhen e Simeone sono due attaccanti che sfruttano spazio, però Simeone è più un animale d'area di rigore, mentre Osimhen è più un cavallo pazzo che palla al piede veramente è strabordante, sia a spazi aperti che quando gli spazi devono essere creati. Quindi secondo me il titolare ovviamente sarà nettamente Osimhen, però comunque un Simeone che sarebbe un, allora chiamarlo riserva sarebbe un insulto a Simeone, sarebbe un secondo attaccante, punto, basta, che secondo me si potrebbe anche bene adattare con il gioco sull'esterno di Kvaratskhelia, entrambi bravi anche sul corto, quindi capaci anche di dialogare. In questo caso poi il Verona che farebbe? Il Verona, contate già che ha Henry e Piccoli, quindi a livello di fisico, o meglio a livello di ruolo, andrebbero a in più di Juric, quindi andrebbero a sostituire a livello numerico Simeone. In più l'Hellas Verona è vicino all'acquisto di Cortinovis, trequartista classe 2001 dall'Atalanta, non lo so onestamente se in prestito o a titolo definitivo, ma comunque il giovane 2001 andrebbe a sostituire in posizione di trequartista Cancellieri, e questo acquisto è molto 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 funzionale. Perché? Perché Cortinovis è un vero numero 10, mentre Cancellieri era un'ala pura che veniva adattato come fondamentalmente trequartista più interno al campo, anche se ultimamente con Sarri è impiegato come falso 9 e sembra che stia convincendo, quindi non escluderei un Cancellieri con un vice Immobile e con caratteristiche diverse. Quindi questo bel quadretto, anzi questo bel triangolo, è compiuto,
Ora però è da vedere se effettivamente tutto andrà al loro posto, perché ho tutte le trattative, anzi Cortinovis, a quanto mi è parso di apprendere, è già vicino a fare visite mediche, ora che registro il video ovviamente. Simeone e Petagna sono vicinissimi rispettivamente a Napoli e Monza, però c'è ancora magari un po' di tempo da aspettare, 24 ore, 48 ore, magari 12, magari 36, non lo so, però qualora tutti i tasselli andassero al loro posto, potrebbe essere un'operazione molto molto interessante, che renderebbe ulteriormente interessanti il progetto del Monza, molto più interessante il progetto del Napoli, in relazione appunto a cui si Simeone, che era addio di Petagna, e ovviamente sono curioso anche di vedere. Questo è la Sverona che con un Setti che ha ricevuto ultimamente una proposta di 80 milioni di euro per il club, lui vorrebbe 150 milioni, quindi più o meno il doppio, ma che a mio avviso sta un po' depotenziando la squadra. Con Simeone vedremo quello che farà con Tamés e con Baracca. Spero ovviamente che il video vi sia stato utile per capire un pochino questo trittico, questo dilemma di mercato. Ovviamente ve l'ho parlato perché è molto attuale questa cosa, sapete bene che non mi piace parlare giusto per, però appunto vediamo un pochino come va a finire. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, tifosi in generale ormai, cosa ne pensate. Ovviamente come ogni fine video mi raccomando, se volete like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche per essere sempre aggiornati, passatemi a trovare su Telegram e un occhio di riguardo alla playlist presentazioni calciatori. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!